Ok, allora 3 minuti di warm up dove facciamo il primo esercizio, ne facciamo 10 ripetizioni, ci mettiamo a terra, siamo qua sul sedere, andiamo a toccarci le punte dei piedi. Quando salgo su mi chiudo con la petto verso il ginocchio e strizzo. Ok? Perfetto, secondo esercizio, cioè secondo minuto, saranno jumping jacks e mountain climbers, quindi facciamo 6 jumping jacks, 6, faccio partire il mio allenamento, e 6 mountain climbers. Sono qua, vi ricordo, i mountain climbers più facile partire con il ginocchio avanti e alternare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, io conto 6 per una gamba sola, quindi in totale i movimenti sono 12. Terzo movimento sono le starfish crunch, quindi sono a terra a stella marina e vado a toccarmi anche qua le punte dei piedi, cercando di alzare la spalla e arrivare a portarla verso all'altezza almeno del ginocchio e stop. Ultimo movimento sono i burpees, vediamo un attimo la gradualizzazione, facciamo le due facili. Appoggio le mani a terra, porto i piedi indietro, riporto i piedi avanti e mi tiro su di nuovo. Questa è la versione facile. Versione intermedia, appoggio le mani indietro i piedi, torno su, appoggio le mani indietro, torno su. Versione difficile, mi spalmo per terra, batto le mani sopra la testa, spalmo giù e salgo. Abbiamo 1 minuto di pausa e poi partiamo, tanto ci scaldiamo anche mentre lo facciamo. Solo 1 minuto di lavoro per ogni esercizio senza pausa e poi 1 minuto di pausa alla fine dei 4 minuti di lavoro. Se ovviamente è troppo difficile, sentitevi liberi di fermarvi durante il minuto quando volete. Ok? Non ci sono pesi. Allora, vi tolgo i commentini così vedete meglio e poi li riattivo alla fine. Alla fine faremo 3 minuti di stretching e 5 minuti di domande se avete domande. Ok, 10 secondi, 15 secondi e si parte. Allora, vi ricordo tutto il minuto di lavoro di fila. Se però tutto il minuto è troppo difficile, ci riposiamo ogni tanto, ok? Non c'è problema. E via. Quindi cerchiamo di non sparare a 200 all'ora, perché sennò il minuto non si finisce, ma cerchiamo di andare avanti con meno recupero possibile. Nel momento in cui diventa troppo difficile, questo possiamo appoggiare il sedere a terra e continuare. Oppure cercare sempre di lavorare, possibilmente col sedere abbastanza alto. Oppure continuate, forse è meglio addirittura continuare a farlo. Se uno non ce la fa più, si riposa un attimo. Ricordiamo che questo lavoro qui è anche un bel lavoro per le braccia e le spalle, come potete sentire dal movimento, perché le braccia ci sostengono mentre andiamo a tirare sulla gamba e quindi andiamo a lavorare. Ok, qua si può parlare nel minuto dopo. Sarà un po' più difficile. Ok, passiamo subito ai jumping jacks, sono 6. Andate anche al vostro ritmo, non c'è problema, eh? 6 jumping jacks, 6 mountain climbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vado giù, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e riparto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado giù, 1, 2, 3, 4, 5, 6, riparto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ultimo, 1, 2,
3, 4, 5, 6. A pancia in su, starfish crunch. Cerco di non fermarmi. Ovviamente vi ricordo che nel momento in cui dovete riposare un attimo, fermatevi qualche secondo. Salgo con la spalla almeno all'altezza del ginocchio. Ok, andiamo, 20 secondi. Comincio a sentirsi un po' l'addome. La mano in appoggio può aiutarmi anche col gomito a salire un po' di più. Posso tenere la gamba tesa. Ok, cambio. Un minuto di burpees. Qua potete scegliere il vostro ritmo, se andare a cannone. Dopo questo c'è il minuto di pausa, quindi qua si può spingere un pochino, cercare di farne un po' di più. Ok, venti secondi. Forza! Ok, stop! Bene! Ci riposiamo un minuto. Allora, grande realizzazione di questo esercizio. Direi che sono semplicemente il riposare, perché sono tutti esercizi fattibili, soprattutto i primi tre, poi i burpees. Ovviamente c'è anche abbiamo visto le versioni facili, quindi vi riposate così. Negli altri tre, nel caso c'è bisogno di recupero, basta fermarsi qualche secondo. Abbiamo visto che abbiamo lavorato tanto tempo con gli intervalli 40-20, quindi se avete un timerino, un orologio, quando arriva a 50 secondi vi fermate, eccetera. Bene, si riparte già. Crab toe touch, un minuto. Qui il battito ovviamente non sale molto, ma salirà nell'esercizio successivo e poi nei burpees alla fine. Forza. Ok, ok, 25 secondi, cerco di aumentare un pochino il ritmo, cercate di vedere come vi sentite, se vi sentite freschi provate a accelerare un po'. Cambio. Ok, jumping jacks, via. 1 2 3 4 5 6, mountain climbers. 1 2 3 4 5 6, jumping jacks. 1 2 3 4 5 6, climbers. 1 2 3 4 5 6, via. 1 2 3 4 5 6, climbers. 1 2 3 4 5 6, via. 1 2 3 4 5 6, climbers. 1 2 3 4 5 6, jumping jacks. 1 2 3
4, 5, 6, ok, sono fatto qualche jumping jack in più, via con i selfish crunch, alzo bene il petto, non devo portare la gamba alla mano ma la spalla al ginocchio, ok, forza. Mani su, spalla al ginocchio, 30 secondi, ok, ok, 5 secondi, brucicchia, burpees. Allora qui dovete scegliere se spingere tanto, basta andare più veloce nei burpees, ok? Dopo c'è un minuto di pausa, alza, secondi, dai, poi c'è la pausa, quindici, dieci, ok, molto bene. Siamo a metà con la pausa, battito è salito, adesso recuperiamo, respiriamo, bei respiri profondi, col naso, cercando di gonfiare la pancia che ci dà un po' di spazio in più per gonfiare i polmoni, che il diaframma scende, ok. Il battito sta scendendo, tra 20 secondi ripartiamo con il crab to touch. Ok, 10 secondi, dai che si riparte. Guardate che questi due minuti qua, il primo e il terzo, sono minuti dove devo cercare di andare costante fino alla fine, o il più possibile, mentre nel secondo e nel quarto dobbiamo spingere forte per alzare il battito. Forza, 40 secondi, ok, 30 secondi, ok, benissimo, 20 secondi, andiamo senza fermarci, alzo il piede, su, verso l'alto, braccia lavorano, tensione, addome tiene, gambe salgono, ok, adesso nei jumping jacks cerchiamo di andare veloci, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, climbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, devo fare 6 giri, 1, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 5 giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, via, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, via, 1, 2, 3,
5 e 6, ok, 5 giri, dai, 5 giri tirando, al massimo si può fare, starfish crunch, ok, col battito recupera un po', anche se siamo sempre in movimento, salgo, con le spalle, spalla verso il ginocchio, forza, 30 secondi, ok, vai, su, 20 secondi, ok, 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 cambiamo, andiamo ai burpees e via, un minuto. Gestite il battito, nel caso in cui riuscite a non fermarvi, cioè se non dovete recuperare fermandovi, basta rallentare un po' il ritmo. Secondi, forza, dieci, ultima, ok, benissimo. Dai, battito bello alto, ok, ultimo giro tra 50 secondi, avvio, dai, è l'ultimo, battito rimane bello alto, vediamo a quante calorie arriviamo oggi, sto a 190, consumate col cardio sempre, ok, 5 secondi e partiamo, crab to touch, via. Controllo, piano piano, cerco di andare costante qua, sul sedere, trentacinque secondi, forza, sembrava facile all'inizio, e invece non lo è. Via, 20 secondi, alzo il piede, cercate di non accartocciarvi troppo qua, ma portare il piede in alto e in avanti, in modo da doverlo raggiungere, ok, 5 secondi, e andiamo, jumping jacks, 1, 2, 3, 4, 5, 6, climbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jumping jacks, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ovviamente andate al vostro ritmo, non dovete tenere il mio, 6 e 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,
2, 3, 4, 5, 6, ok. Starfish crunch, vado giù, subito, braccia larghe, invece che rimanere così come vorrei fare, vado su. Forza, 50 secondi. Ok, vai. Ok, 30 secondi. Venti. Quindici. Forza. Poi c'è l'ultimo bellissimo minuto di burpees. Ok, cambio. Dai. Dai che l'ultimo. Chi se la sente tira al massimo. Un movimento fluido, spalmo giù, torno su, piccola pausa, spalmo giù, torno su, una pausa, un saltino, vai, esatto, un bel lavoro di pettorali, mi raccomando, ok. 15 secondi. Ok. 10 secondi. Dai, ci sta l'ultimo. Ok. Oh, Dio. E stop. Pausa. Ci fermiamo un attimo e non ve ne andate, ci mettiamo un attimo sdraiati a terra, pancia in su. Ok, fermi qua a far recuperare il battito. A cavallo una gamba sull'altra, appoggio la testa rivolta a destra e senza fare nulla, con le mani appoggiate a terra, faccio cadere le due gambe di lato. E cerco di rilassare il bacino. È arrivato un gattino. Che c'è? Che c'è? Non la vedete, ma avete due zampine qua. Ciao. Ciao. Che c'è? Ok, a cavallo l'altra gamba. E vado giù. Se voglio aumentare un po' l'allungamento, sposto il piede di appoggio un po' più all'esterno. E giro. C'è un gattino. C'è un gattino. Ok, il battito sta scendendo. Ok. Ancora 10 secondi qui. Benissimo, e come ieri andiamo a distanziare le ginocchia al massimo senza farci male, eh? I piedi vanno a toccarsi con le punte e mi porto avanti, da qua sposto il sedere indietro, sentirò un aumento della tensione sull'interno coscia. Se avete anche un gattino potete nel contempo giocarci, mi sarà contento. Ok, io contenta in questo caso, vero? Topolina, sei contenta? Sei contenta di ricevere dei grattini? Mi sembra di sì. Così a occhio, sedere indietro, piano piano che spinge indietro. Bella vita, eh? Grattini, si magna, si dorme, si gioca. Ah, bella vita qui, eh? Teniamo ancora 20 secondi. Madonna. Madonna che bella vita che facciamo, Madonna che bella vita,
Ok. Bene, ragazzi, non ve ne andate, ci fermiamo 5 minuti per fare due chiacchiere. Saluto youtubers.